Ciao, sono Massimo Di Scarpa e oggi vi darò alcuni consigli e suggerimenti sul nostro nuovo F1 EVO. Vi spiegherò la calzata, la termoformatura della scarpetta e l'utilizzo dello scarpone. È importante individuare la taglia corretta dello scarpone. Bisogna tenere in considerazione che l'F1 EVO adotta una scarpetta termoformabile Intuition. Questo significa che un corretto processo di termoformatura migliora il comfort e le prestazioni nell'utilizzo dello scarpone. Per una corretta fase di calzata alla vostra prima esperienza con F1 EVO è utile seguire questi accorgimenti. Appena avete in mano il vostro F1 EVO, dovete sbloccare tutti e tre i sistemi di chiusura. Poi, afferrando la scarpetta per i due lembi superiori, inserite il piede facendolo scivolare all'interno della scarpetta. Per poter agevolare la calzata è necessario spostare in avanti la lingua dello scarpone e della scarpetta. In questo modo il piede troverà la sua corretta posizione all'interno dello scarpone. Successivamente procedere alla chiusura dello scarpone. È importante partire con la chiusura del boa posto sull'avampiede, assicurandosi che la lingua sia posizionata correttamente sopra le patelle dello scafo e sia allineata perfettamente. Procedere poi con la leva con la fascia velcro integrata e per ultimo il cinturino velcro nella parte superiore dello scarpone. Ora che avete individuato la vostra corretta taglia, è importante procedere alla termoformatura della scarpetta. Questo permetterà alla scarpetta di adattarsi perfettamente al volume del vostro piede all'interno dello scafo, rendendo lo scarpone comodo e performante. Il processo di termoformatura prevede l'inserimento dello scarpone con la scarpetta inserita nello scafo nei tubi del fornetto. Mentre lo scarpone si riscalda, indossate la prima calza a fine, successivamente posizionate correttamente il puntalino in gomma e la seconda calza a fine per tenere bloccato il puntalino. Ora che lo scarpone è pronto, potete iniziare l'operazione di calzata. Dovete afferrare lo scarpone tramite i due lembi superiori delle scarpette, infilare il piede, operazione che risulterà ora molto più facile visto che la scarpetta è stata riscaldata, e procedere poi alla chiusura. Quindi per primo il boa, prestando attenzione che la lingua sia posizionata correttamente, poi la fascia velcro con la leva integrata e per ultimo il cinturino superiore. Una volta calzato lo scarpone, non dovete stringere eccessivamente i sistemi di chiusura. Bloccato lo scarpone, dovete rimanere in posizione e capire se ci sono eventuali punti di pressione. In questo caso, sistemate la scarpetta oppure ripetete l'operazione di calzata. Trascorsi 7-8 minuti, quando la scarpetta sarà raffreddata, potete rimuovere interamente lo scarpone e le calze. Ora l'ultima fase è la verifica della termoformatura. Indossate la vostra calza da sci e calzate nuovamente lo scarpone. Avrete ora la facilità di calzata e la comodità dello scarpone. Ora che avete il vostro F1 EVO pronto per andare sulla neve, vi ricordiamo alcuni piccoli accorgimenti da adottare durante la stagione. Al termine di ogni uscita, rimuovete la scarpetta dallo scafo e lasciatela asciugare a temperatura ambiente. Mai vicino a fonti di calore, in quanto potrebbero delaminarsi i materiali. È molto importante seguire le indicazioni del manuale d'uso per la manutenzione del meccanismo tronic e del sistema di chiusura boa. Per qualsiasi ulteriore intervento o richiesta, rivolgetevi ai nostri rivenditori di fiducia. Spero che questi miei suggerimenti vi siano utili per potervi divertire con il nostro F1 EVO sulla neve. Buone sciate e buon F1 EVO a tutti!